Pensavo alla casa editrice La Terza prima che arrivasse Vito, diciamo, a dirigerla, perché c'è un mio debito di gioventù e forse anche un mio peccato di gioventù che debbo precisamente alla casa editrice La Terza, perché il primo libro con cui mi sono avventurato per strade impervie fu 1942, data dell'acquisto e data di quella ristampa, La concezione materialistica della storia di Antonio Labriola, che era introdotta da un saggio famoso di Croce, Come nacque e come morì il marxismo teorico in Italia, e Croce, insomma, metteva in guardia prima che ci si dedicasse alla lettura di Labriola, che pure era, diciamo, un marxista non dogmatico o non schematico. E quel libro circolava molto anche tra i ragazzi appena un po' più grandi di me, quando entrai all'università, parlo dell'autunno del 1942 appunto, perché pubblicava in appendice il Manifesto dei Comunisti di Marx ed Engels. Quindi, voglio dire, sin da allora La Terza era la casa editrice che forniva degli strumenti straordinari anche di rottura del conformismo. Era l'ultimo anno, ma c'era ancora il fascismo, e di apertura verso orizzonti proibiti, diciamo. Io credo che questa impronta poi l'ha pienamente fatta sua Vito, perché, insomma, se devo ricordare qualcosa, io ricordo una persona con la quale entrai in confidenza diversa da me. C'è poco da fare, eravamo diversi. Partivamo da presupposti e da formazioni che non erano uguali, e mai però trovai una persona chiaramente diversa da me per radici culturali, allora si sarebbe detto ideologiche e in ultima istanza politica, che fosse così pronta all'attenzione al dialogo. Ancora prima del dialogo c'era l'attenzione, e c'era l'attenzione anche, diciamo, per quello che diceva Eugenio, per un'antica consuetudine critica col pensiero marxiano, ma anche per una particolare attenzione per un mondo che si rifaceva naturalmente al marxismo, anzi, detto in termini più correnti, e che era il mondo del PC e dei suoi intellettuali. Allora, se noi pensiamo che uno dei più grandi autori e più, diciamo, sempre fedeli autori di La Terza è stato Eugenio Garen, e sappiamo qual era la collocazione politica ideale di Eugenio Garen, si capisce molto bene. Basterebbe questo, per non parlare poi anche di amicizie più personali, diciamo più dirette, come l'amicizia con Rosario Villari. Io quante volte mi sono trovato, più volte mi sono trovato a casa di Vito, e coglievo questo elemento insieme con un altro, che era quello della gentilezza meridionale. Permettetemi di aggiungere questo aggettivo, meridionale, perché era un suo straordinario connotato. E poi la casa editrice è diventata tante cose in più, e vorrei solo insistere sull'importanza della sua apertura europea. Veramente, in questo senso, la casa editrice La Terza ha fatto quello che nessun'altra casa editrice ha fatto in Italia: il concepire delle collane intrecciate con altri autori, con rappresentanti di altre correnti e posizioni di pensiero europeo, è stato veramente essenziale. Io l'ho sperimentato poi in modo particolare nel rapporto con un autore che era propriamente un autore, perché venivano tradotti dalla Terza tutti i suoi libri, come Ralph Dahrendorf, che era uomo, diciamo, di pensiero molto arioso. E quindi che cosa dire? Mi sembra che voi abbiate fatto uno straordinario lavoro nel portare avanti la tradizione di questa casa editrice, che io poi definirei senz'altro liberale, perché poi qualche storico ci può insegnare la differenza e la congiunzione tra liberalismo e democrazia, ma, diciamo, nel modo in cui era liberale Vito rientrava
anche tutto il resto, ogni possibile svolgimento del pensiero e dell'ispirazione liberale, anche di questo gli dobbiamo essere grati. Applausi.